Non hanno un amico, torna nelle piazze, nelle spiagge. Stasera a Livorno. E poi lunedì prossimo ad Albisola. E poi a Genova, e poi a Bergamo. Ma ve li dico di volta in volta. Cosa ve li dico adesso che poi vi confondo e basta. Sono Luca Bizzarri. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori. Lo diceva il compianto Benito Mussolini, prima di ammazzare quei santi che non erano proprio d'accordo con lui e disintegrare la stessa Italia. Mussolini aveva anche un'altra strana caratteristica, cioè quella di non azzeccare le previsioni. Aveva detto vincere e vinceremo. Vincere e vinceremo! E diciamo che non è andata proprio così, per esempio. Anche sui santi, sui poeti e sui navigatori non l'ha proprio presa. Di santi ce ne sono sempre meno, di poeti quasi nessuno e di navigatori c'è rimasto Schettino. Io sono stato costretto a subire una violenza mediatica. Non è vero, abbiamo Soldini, ma Schettino è più efficace. Nel frattempo siamo diventati un popolo di menefreghisti, accondiscendenti e frignoni. E non c'è come il caso Rai News a testimoniarlo. Allora, elezioni francesi, sui canali privati si seguono i risultati. Questa sera vedremo come è andato il turno di ballottaggio delle elezioni legislative francesi. Sulla Rai, no. Soprattutto su Rai News, che per definizione dovrebbe essere sulla notizia. Cosa c'è su Rai News al posto delle elezioni? Un premio. Che premio? Il Festival delle Città Identitarie. Questa nuova edizione del Festival delle Città Identitarie, che per noi è assolutamente un piacere. La cosa che mi sconvolge è che sono passati giorni e nessuno si è ancora chiesto cosa diavolo siano le città identitarie, ma soprattutto qual è la differenza tra quelle identitarie e quelle no. Allora, sono andato sul sito e ho scoperto che Castelrugo è identitaria, Spezia è identitaria, Genova no, Carpaneto sì, Bologna no. Quindi ho scoperto con orrore che magari Genova non si sente proprio Genova come identità. Magari dei giorni non ha quell'identità lì, si sente Imperia, si sente Savona, sta a vedere alle volte. Ma voglio approfondire e allora leggo il manifesto delle città identitarie, di cui spero un giorno di far parte, e scopro che loro vogliono difendere la nostra identità, che evidentemente qualcuno ci sta rubando, e le nostre tradizioni, e lo fanno attraverso queste parole. Identità, beni culturali, ripopolamento, mobilità, aria, cibo, banda larga, impresa, ricostruzione. Chiaro? Dalle altre parti, quelle non identitarie, ste robe non le trovate mica, inutile cercare. Evidentemente nelle città non identitarie l'aria e il cibo fanno cagare. E io che pensavo che a Bologna si mangiasse così bene. Ma perché sto perdendo l'identità? Ne sono certo. Comunque, non c'erano le elezioni, perché su Rai News c'era il Festival delle Identità. Scoppia il casino e il direttore Petrecca dice che non è colpa sua e quando mai la vice direttrice si dimette, beh, almeno lei, ma tutto finisce lì. Siamo in Italia, paese di italiani, no poeti, no santi, ma frignamo come se non ci fosse un domani, perché succede che Gramellini scrive di questo caso sul Corriere. E ci va giù duro, dando al direttore dell'ottuso. Io gli avrei dato del Calboni, ma Gramellini lo sa che io sono più raffinato di lui. E allora l'offeso direttore cosa fa? Prende carta e penna, scrive al Corriere e frigna. Caro direttore, ti scrivo pregandoti di darmi spazio sul tuo quotidiano. E il direttore lo mette nella rubrica delle lettere, solo sul cartaceo, diciamo che non proprio con l'evidenziatore arancione, ecco. Ma la lettera, letta da uno che passa la vita a cercare il lato ridicolo delle cose, riesce a essere ridicola a tutto tondo, semplicemente perché Petrecca si difende dal fatto di non aver parlato delle elezioni senza parlare mai di quel fatto lì, ma parlando d'altro e frignando come un adolescente beccato a fumare l'Aikos in bagno. Petrecca ci ricorda che il suo canale trasmette, pensate, il TG in ucraino. Змагання з часом після надтяжкої атаки, що вразила дитячу лікарню Ахмадид. Bellissimo, eh? Cosa c'entri in questo caso sfugge ai più, ma che bella idea! Il TG in ucraino per i profughi in Italia. Non fa ascolto, ammette, ma è un servizio pubblico. Sì, ma cosa minchia c'entra con le elezioni in Francia? Poi difende la sua redazione. Beh, la difende, vorrei anche vedere, visto che è il direttore, dirige, diciamo. Poi, a un certo punto, tira fuori l'argomento frigna del secolo. I figli. Pensa ai miei figli, direttore, che leggendo le parole di Gramellini hanno scoperto di avere un padre ottuso.
A parte che si sa che i ragazzi giovani proprio divorano i giornali, li leggono avidamente. E mi vedo sti ragazzi che leggendo urlano al cielo: no, papà è ottuso, l'ha detto Gramellini. E da lì passano da una vita serena al mondo della disperazione. Lo ha deciso Gramellini. Ma poi la smettete di usare i vostri figli come arma di distrazione di massa? Salvini che ogni 3x2 parla da padre, questo che c'ha i figli sconvolti dall'articolo. Ma poi siete al corrente che nella maggior parte dei casi i figli pensano che i loro padri siano ottusi senza che glielo dica Gramellini? E grazie a Dio, perché il fatto di aver avuto degli spermatozoi attivi non vi mette in una situazione di superiorità morale. Ma chi ve lo ha messo in testa questo dogma? Pensate che i padri siano meglio in quanto padri? Ma dove sta scritto? La ciliegina però sta nel finale della lettera. Prego, musica, strappa lacrime. A Rai News facciamo sforzi continui per esserci nel segno del pluralismo e in tutta la nostra ottusità. Un'ottusità felice però, che sfugge ai salotti e risplende della genuinità della gente comune, la stessa che incontri nei bar, nelle piazze, nei cinema, nei teatri, sulle spiagge, nelle scuole, nelle università, in Francia come in Italia, in Gran Bretagna come negli Stati Uniti. Cioè il direttore conclude dicendo che siamo tutti ottusi, quindi dei deficienti, tutti, però siamo felici, felici di non capire un cazzo e di bucare la notizia del giorno. Ottimo! La domanda che mi ronza in testa è solo una. Ma se in italiano scrivono ste cose e danno queste notizie, nel TG in ucraino di che cazzo parlano? Perché ho paura che a Kiev, in questi giorni, non siano le tradizioni, il cibo e la banda larga le cose da difendere. На евакуацію знадобилося багато годин. Українські спецслужби вважають, що атака здійснена крилатою ракетою. А домані. Per commenti o suggerimenti, scriveteci a nonhannonamico@gmail.com o nonhannonamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti e la collaborazione di Manuela Mazzocchi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.